Giua, buongiorno. È stato in Madagascar, quindi sa bene come si sta in Europa. Lasciare le macchine lì dove finisce pure il pizzaglio. Una ventina più o meno. Buongiorno, buon lavoro. Buongiorno, buon lavoro. Buongiorno. Come prima buongiorno. Buongiorno. Ma che cosa organizzate? Dobbiamo giocare le donne. Perché vedi che già insomma siamo a buon punto. Un po' la braccia.
però ma... La stanno preparando per le cucine. Sì, sì, c'è cioè, tutto, hai visto che cavolato. Buongiorno. Sì, lui è un pioniere qua, un grande innamorato della moda, però tutto quello che ha pensato questo da perché lui è cresciuto in questa montagna, lui può spiegare tutto, anche i più segreti spazi della montagna, anche le insidie della montagna, i pericoli della montagna, lui sa tutto della montagna. Lui qui ha costruito tutta la sua storia, in breve. Mettila a fresco, mettetevi un po' più. No, siamo al sole. Al sole, come volete voi. Vabbè. Adesso i linguaggi vanno afferrati e non hanno paura più di esterno. Così tu levi anche il tono del migliore, però non c'è mai senza parole. Ma quanto è lontano? Gli sforzi. Non è lontano, basta attraversare di là. Come una classe, no? Tu vieni una classe, la trovi in un certo livello, dopo un anno la devi portare. Oh sì. Com'è questo giorno? Mi sono parlato bello. Sì, bello. È bellissimo. Sì. Buongiorno. Comunque ci sono i faggi, no. Si sta bene. No, veramente, guarda, c'è una pace qua. Ma poi questa esperienza di popolo a me mi esalta molto, perché scientificamente hanno dimostrato che il faggio rimane delle sostanze che sono e che fanno stare tranquille le persone. Infatti se tu dormi sotto i fanci ti ricorci. Sì, caratteristica. Il noce ci ma non c'è pericolo. Vedo che questa manifestazione è partita, diciamo, quasi per scherzo, da niente, e si sta incrementando e sta crescendo ogni anno sempre di più. A punto di questo voglio scusarmi se non sarà un servizio eccellente, perché vedo, e forse soddisfacente per tutti, perché vedo una moltissima gente che non si era prenotata, quindi faremo del tutto, divideremo il tutto e cerchiamo di accontentare tutti. Quindi vi scuso.
e non ce ne vogliate, però purtroppo vedo tantissima gente che non si aspettava. Questo però fa immensamente piacere, speriamo per l'anno prossimo di organizzarci sempre di più. Voglio dire due paroline su questa bellissima montagna che io e pure voi penso che amiamo tanto, perché come popolo di Arena Bianca, dico solo Arena Bianca, è stata una fonte di reddito. Se noi pensiamo ai nostri nonni, ai nostri genitori, quanto lavoro hanno fatto su questa montagna, quanto reddito hanno portato in paese per vivere con le famiglie, parliamo dalle patate al fieno, al grano, ai sottoboschi, le fragole, i funghi, che tanta gente è venuta a raccogliere funghi e fragole per accumulare qualche lira per andare avanti con la famiglia. Quindi vi faccio un grande ringraziamento e buona giornata. Fa finta carrozza, va.